Sono andata al parco. Volevo filmare i lavori in corso, quelli per la vasca sul Seveso. Però sono arrivata un po' troppo tardi e ormai il cantiere si era fermato. Ho pensato di filmare comunque perché la luce era bella. E di solito non me ne frega niente se mi passano davanti dei ciclisti o delle auto. Però stavolta un ciclista è rimasto incuriosito e si è fermato dopo essermi passato davanti. Si è fermato e ha iniziato a parlarmi. Mi ha raccontato di aver passato tutta la vita a fotografare il fiume, o almeno finché non gli si è rotta la fotocamera e la nascita dei figli l'ha distratto. E così, senza che gli chiedessi niente, mi ha detto alcuni dei suoi ricordi legati al fiume. Mi ha detto che l'ha seguito fino alla Svizzera. E a quel punto mi ha nominato un sacco di fiumi di Milano che io non avevo mai sentito nominare, perché effettivamente non esistono più, però lui se li ricorda. E per ogni fiume nominava anche tutte le strade che aveva attorno, che io non conosco minimamente. E poi però ho capito che lui conoscesse così bene la città perché per tutta la vita ha lavorato come autista dei tram. E mi ha spiegato che facendo questo lavoro i soggiorni liberi fossero sempre quelli in cui per strada non c'era praticamente nessuno. E secondo me è per questo che è nato questo rapporto col fiume. Perché la parte più viva di una città vuota sono i corsi d'acqua. Sì, poi fondamentalmente mi ha detto che una volta qui fosse tutta campagna. Infatti da bambino negli anni 50 si ricorda di aver guardato il fiume per guardare le lepri. E adesso lo vede cambiare un'altra volta e da come me ne parla credo che gli piacerebbe moltissimo riprendere a fotografarlo. Ed è un peccato che non lo faccia. Mi è sembrato un personaggio che mi dava la sua trama e mi chiedeva di farci qualcosa. Quindi un po' lo sto facendo adesso, spero di non deludere le sue aspettative. E mi è sembrato che in qualche modo mi parlasse anche di come adesso viviamo la città. O almeno di come io la sto vivendo, di come la vedo vuota o non la vedo proprio. E così, misteriosamente come è arrivato, se n'è andato. E io l'ho filmato mentre se ne andava perché non sono riuscita a fare di meglio. Avrei potuto chiedergli il nome, ma non l'ho fatto. Così almeno posso dargliene uno io. E nel frattempo si è fatto buio, quindi sono corsa a casa. Perché si sa. Una ragazza non può stare al parco dopo il tramonto.